Penultima giornata di regular season in diretta dallo stadio dei Marsi di Avezzano, l'Alma Juventus Fano cerca gli ultimi punti necessari per evitare una retrocessione che avrebbe chiaramente risvolti drammatici. L'Avezzano ha invece bisogno di quel qualcosina in più per chiudere matematicamente il discorso playoff e soprattutto provare a centrare la semifinale tra le mura casalinghe proprio dei Marsi. Si parte in quello che è un bel pomeriggio primaverile. La squadra di mister Pagliarini, come detto, non può sbagliare per i favori del pronostico in quello che sarà il turno di semifinale e parte bene con questa grande conclusione di Verna che termina di poco a lato rispetto ai pali di Guerrieri. Poi torna a farsi vedere dalle parti di Brusca Elfano, Brusca che qui è chiamato al miracolo e interviene mantenendo il risultato sullo 0-0. L'Avezzano va ancora vicinissimo a quello che potrebbe essere il centro dell'1-0, colpo di testa di poco fuori con Ortolini, poi Onazzi, splendido dentro, il tocco morbido di Filippini e Ortolini va a siglare quello che è il primo centro biancoverde. Avezzano 1, Alma Juventus Fano 0 nel corso di questo bel primo tempo, un colpo di testa poi da parte dei marchigiani di poco sul fondo e nel primo tempo non succede più nulla, qualche protesta da parte del Fano. Si riparte con l'Avezzano pericolosissimo con Ortolini nella ripresa, poi ancora un buon pallone giocato in profondità, conclusione di Mascella, para in qualche modo Guerrieri. Il Fano impegna ancora Brusca con questa bella conclusione su cui il portiere biancoverde para con un riflesso, c'è poi questa cannonata dal limite dell'area di rigore, ancora Brusca. E poi il Fano si divora clamorosamente il centro dell'1-1, l'Avezzano ne prova ad approfittare e riparte qui con Tuncarà da poco entrato, è ancora bravissimo però Guido Guerrieri, l'ex Lazio, poco dopo sarà invece protagonista in negativo su questa bella giocata da parte di Senesi che stoppa il pallone con l'esterno destro, lo controlla, conclude e l'ex Lazio qui è decisamente rivedibile con un intervento inspiegabilmente con i piedi che porta al 2-0 dei biancoverdi. Di lì a poco non succede più niente, anche se l'Avezzano avrebbe l'occasione per chiudere definitivamente il match con questa conclusione in surclass che termina di poco sul fondo. Fano che non molla e trova una bellissima traversa con il sinistro al volo che si stampa proprio all'incrocio dei pali da parte di Pier Federici. Ultimo assalto dei marchigiani, colpo di testa qui che non arriva di poco. Al triplice fischio finale non succede più nulla. Avezzano batte Fano 2-0, conquista il terzo posto, giocherebbe in casa la semifinale dei playoff contro la San Benedettese. Gli ospiti purtroppo retrocedono nel campionato di eccellenza.